Il film esce giovedì nelle sale italiane. È un film, credo, anche vedendo come è andata la proiezione, è un film che diverte, che fa riflettere, che secondo me può avere in questa fase lo stesso effetto che ebbe una trentina d'anni fa Il Portaborsa, cioè un film che arriva al momento giusto, precede quello che sta avvenendo nella società italiana, riesce a starci assolutamente dentro in maniera molto intelligente. Vorrei chiedere al Presidente Nocci di spiegarci come ha fatto a trasformare il culinario in benaria. Grazie. La benaria è una legge che è molto duttile, 87.000 metri quadrati coperti, 5.000 ettari tra parco e boschi e giardini, certamente si può trasformare in maniera molto facile in tante cose. Infatti devo dire che nel film potrebbe essere tranquillamente assimilabile al Quirinale come location o comunque a un palazzo presidenziale. E personalmente come Presidente Veneria sono molto contento quando avvengono queste scelte, perché il modo di fare vivere un'opera d'arte è proprio di coniugare il passato con il presente e quindi l'antichità con il moderno. Il farla vivere come un semplice museo sarebbe un condannare la morte anche da un punto di vista del pubblico, della curiosità che suscita. Veneria in 5 anni si è conquistato un posto stabile tra i primi 5 siti museali più visitati a pagamento d'Italia e quindi ovviamente vive in gran parte, in grandissima parte, con le sue risorse in un momento molto difficile da un punto di vista economico. Quindi è un piacere quando ci viene chiesta per questi eventi. Personalmente voglio anche aggiungere una seconda cosa, che è stato un piacere concederlo a un regista come Riccardo Milani, perché quando si incrociano nelle carriere professionali dei successi come quelli che Riccardo ha regalato a noi e particolarmente a me come direttore di Rai Fiction con Tutti pazzi per amore, con La grande famiglia e ultimissimamente con Domenico Modugno, credo che si siano creati un pochino dei rapporti molto speciali anche da un punto di vista professionale e umano. Quindi averlo come ospite a Veneria e regista di questo film è stato un ulteriore particolare piacere. Nascerà un'idea abbastanza antica nel senso di 7 anni fa, nel momento in cui viene eletto, stava per essere eletto Napolitano, e io ho studiato legge e i miei ricordi di diritto costituzionale mi dicevano che appunto qualunque cittadino italiano che abbia sia incensurato, che abbia superato i 50 anni, può essere eletto Presidente della Repubblica. Combinando questa notizia con l'uso spesso goliardico di alcuni parlamentari nelle prime votazioni, che servono un po' a bruciare i primi candidati, di indicare dei nomi a caso, calciatori, defunti, personaggi dello spettacolo, avevo pensato all'eventualità che per un cortocircuito, e per un caso veramente fortuito, vari gruppi parlamentari convergessero l'uno all'insaputa dell'altro su un nome di un personaggio famoso come Giuseppe Garibaldi. Questa idea del film quindi è molto molto antica e da lì appunto si poteva immaginare, come accade in tanti altri film anche di cinematografie straniere, in particolare cinema americano, che dall'arrivo di uno sconosciuto e di una persona comune in un posto al vertice come quello della Presidenza della Repubblica potessero scattare tutta una serie di situazioni di come delle scene. E vista la difficoltà comune di girare a Roma, appunto quello che poi porta tanti a cercare fuori gli ambienti e i set, ci chiedevamo quale fosse la città che potesse darci l'ambiente fondamentale che ci veniva negato, che il Quirinale viene negato a tutti quelli che vogliono fare le imprese, davvero film. Cercavamo città che fossero state ovviamente le capitali, come Roma, Torino, anche Napoli, e lì si scatta proprio la differenza tra i luoghi dove si fa un lavoro
volto alla trazione dell'audiovisivo sul territorio in termini di sviluppo indotto, possibilità di lavoro, possibilità di crescita di talenti, professionalità, eccetera, eccetera, i luoghi, ne parlo con dolore perché la mia città, come Napoli, dove pur avendo ambienti ugualmente belli, la Repubblica Serbia, il Palazzo Reale di Napoli e altri fantastici palazzi, sono dei luoghi nei quali è difficile attrarre l'audiovisivo. Quindi incontro poi a Venezia, ma semplicemente nel mio caso ha semplicemente confermato una cosa che spero già, essendo io venuto qui a girare 4, 5, 6 film, ormai conoscendo bene tutti i meccanismi, le truppe sempre migliori e sempre più affidabili e sicure. E c'è questo letto da Dachino bellissimo che ci arriva di Cavour e lui mi dice, è la prima sera, sono già visto il film, no? Quella scena lì, sceneggiatura è una riga di didascalia, Puccino prende coscienza della sua nuova realtà e con i bacci ha preso il e lo regista giustamente fa il suo, dice, prendi coscienza, cosa fai? Prova a sentire, gioca, fai se Peppino a modo tuo, di Peppino, senti il materasso, se poi puoi anche saltarci sotto. Non ho già che sono no, dice, il letto è dire no, sto di scenografia, mi ha tranquillizzato. Il letto è nostro. E io ho cominciato a saltare anche con i piedi, poi ha tolto la scena, perché le cose più divertenti ha tolto. No, facevo, però giurami, io non ho detto niente, ho detto davanti al produttore, davanti a Steve, davanti a tutti. Non posso citare tutti, insomma, no? Giura che nei DVD degli extra non rimetti le scene più divertenti che hai tolto. Ma non sono le più divertenti, le divertenti. Per esempio, viene a Padachino, scusa, mi dico di pure, tolto. Sì. Mi dico di pure, ma dite sono divertente. Questo lei, vedo che gente, vedo gente non giovanissima, quindi vi ricorderete quella più stata. Non me la ricordo. Allora, te la racconta Steve, no. Com'era? Perché? Di bu, perché cantavano su un materasso e non sentiva niente. Famoso materasso a molle. Famoso materasso a molle, i bambini, i genitori gli sgridavano che non dovete far rumore, così chiudevano la porta, c'erano stati 2 o 3 bambini col pigiamino e saltavano, si divertivano facendo tutti i bu, era così silenzioso. Il materasso che non faceva un cicolato, non faceva buono. La porta e cantavano di bu. Faccio questo gesto perché al rallentatore erano avanti, essi avevano i capelli biondini con i capelli lunghi, e io faccio questa cosa, ditemi se non è divertente. Sì, te l'ho fatto fare io, te l'ho detto io. Era italiano! Sì, la colorazione complessiva era la cosa meno divertente. Avevi anche tu il capello biondo? No, facevo così con le mani. Sì. Io facessi così, mentre facevo così, sono scivolato davvero, mi sono attaccato a questi drappi, Tazzo Carignano, no, per non vedere non c'è vela via. Insomma, scivolo, mi attacco così. Devo dire, io non so se i tempi di Cavour avevano sparapunti, cosa avevo fatto? Cioè, sono venuti via molto facilmente. E la sorpresa è si è accasciata. Come a Montruti, mi hanno fatto la rianimazione, la stavo perdendo. E mi hanno fatto uscire da un'uscita laterale. No. Perché? Un giorno prima che già preso il lampadario e ti ricordo la testa. No, e mi ha spiegato un po' il dopo che diceva, ma non hai detto che era nostro, ha detto, no, solo il materasso era nostro. Tutto questo era di Cavour. Il film è stato girato a Venaria, presidente del Consiglio. È stato girato in alcuni luoghi della sovrintendenza, presidente, Palazzo Carignano, Archivio di Stato, Palazzo Reale, alcuni luoghi del Palazzo Civico e anche la scena, quella in cui precipiti, è stata girata dove? All'Archivio di Stato Generale, la Biblioteca Civica, dall'alto, la Biblioteca Storica, Accademia delle Scienze, all'Accademia delle Scienze. Stavo dicendo. Sì, ce l'avevi sì. Nicola Giuliano ha ben ricordato che già girato qua da noi, qua con noi, 4 film e di questo ci teniamo, se io che Steve, a ringraziarlo, perché ogni volta è un piacere anche per come l'ho anticipato, nel senso per la forte ricaduta occupazionale che ogni film indico assicura al nostro territorio. Poi in questo caso qua il protagonista è locale, no? Quindi è un
non succede tutto il tempo che quando dico che è quindi no, poi di solito dicono che sì, il lavoro c'è, ma sono soprattutto i torinesi, in questo caso no, il protagonista è un androno e non è una parolaccia. Per aggiungere una battuta relativa al fatto che quando un territorio scommette anche finanziariamente in qualità di FIP, abbiamo deciso di appoggiare questo progetto per diversi motivi. Il primo è per la visibilità che hanno avuto il nostro territorio, il secondo è per questione di ricadute sul territorio, non per ultimo anche per il tema trattato, in quanto siamo convinti che questo film, pur essendo stato pensato più di 3 anni fa, nascerà sicuramente sotto una buona stella, in quanto la settimana prossima, questa settimana, è previsto pioggia nel weekend, e quindi noi investiamo in film che abbiano un corrispettivo col meteo di un certo tipo, e poi perché ha una coincidenza temporale incredibile, perché uscirà nelle sale il 21 di marzo e il 20 marzo Napolitano inizierà a pensare quale potrebbe essere il suo successore, quindi anche a livello temporale, a livello meteo, sicuramente sarà un successo. In realtà era così, così diciamo, mi piaceva l'idea di avere personaggi autorevoli e anche molto simpatici, l'idea di prendere un po' dal mondo del cinema, è stato un po' da qui, un bambino della casa del mondo. Peraltro devo dire che anche gran parte del cast, chiamiamolo secondario, ecco, ma diciamo quello di ruolo attorno qua, a Claudio, a Cascia, a Smutniak, è composto da attori prevalentemente drammatici, adesso si utilizza in maniera un po' rozza, però ecco, attori che hanno meno a che fare con la commedia, e questo mi pare in un modo molto efficace, e anche questo è forse una particolarità, nel senso quella di sì, qui c'è un altro attore che è l'organizzatore del film, che è Luca Pitterli, lo psicanalista dei politici, che è stato detto, e, che è un po' tipico forse della commedia, ecco, io ero abituato a vedere film di commedia italiana in cui c'era insomma, quest'uso di attori no, connotati con drammatici, col teatro, ecco, almeno sono molto distanti dalla commedia, questo rispetto a tutto Girone, Antonutti, no, Pierre degli Esposti, Popolizio, insomma, ma devo dire anche in parte Beppe, cioè, nel senso che questo sentimento dell'antipolitica, io lo descrivo da quando ero bambino, mi ricordo gli discorsi nel bar di mia nonna, ecco, di persone, di gente che si lamentava del governo, ecco. Forse una particolarità del film è quella invece di avere un occhio sulle famiglie che guardano la politica, no? Perché famiglie nord, centro, sud, con un fare piuttosto distaccato, distante. Ecco. E questa mancanza di consapevolezza e di partecipazione, secondo me, è uno dei problemi della politica. Perché la politica non è necessariamente negativa. Cioè, penso che ci sono molte persone che fanno questo mestiere, perché è un mestiere che non sapremmo fare, non sapremmo fare. Conoscerlo, lo fanno con passione, e credo che i partiti siano diversi, non credo che siano tutti uguali, quando, ripeto anche qui una cosa che ho detto molte volte, ma mi tengo molto perché mi ha molto impressionato, io ho sentito parlare, insomma, di recente, della stessa persona, poi una persona differente, una persona per bene, diventata di legalità da una parte necessaria del paese, io credo che questo sia vero, credo che sia vero che il paese ha bisogno di legalità dentro il Parlamento e fuori. Fino da quando è in opera, ha consentito a nostra completa insaputa l'arrivo in Parlamento di persone designate direttamente dalla segreteria dei partiti e delle quali in entrambi gli schieramenti assolutamente anch'esse non use a fare della politica il loro lavoro, il loro mestiere, quindi mi sembra non una grandissima novità. E d'altra parte dice il film poi non gioca su questo, nel senso che è il Presidente della Repubblica che viene eletto e non il parlamentare. Comunque io tu sei scarico, sì, per supposto intendendo questa cosa, ma la mosca ho capito che non ha preso, no, non sai pescare, mi ha fatto fare un corso di pesca prima di iniziare qui, 10 lezioni in una pozza in Roma, cioè una quelle cose di vai, cose di io mi ha segnato. Dite voi che avete bisogno di quanti secondi della... Quindi io sono diventato... Quanto ho usato? Inizio, il film.
erano importanti. Ma che sarebbero stati se li avessi usati? Quanto l'avete visto? Non si vede. Io che pesco. Non si vede perché. No, si sarebbe visto. Esatto, se non fosse stato capace. Seconda cosa, rollerblade, sceneggiatura, amico Bonifaci, che per i soldi è bravo, scrive le cose che fa. Ha scritto qualcosa con lo skateboard. Sceneggiatura prevede lo skateboard. Domanda di Riccardo, sai dare con lo skateboard? Dico, come lo pesca? Quindi no, dieci sono di skateboard. Poi all'ultimo vado su set e dice, sai, pensavo fosse andando rollerblade. Per fortuna io sapevo, quindi non ho preso lezioni da lei, ma per fortuna sapevo, si vede che non c'è stanno. Mai. E quindi, no, mi sono divertito molto, poi io cantavo, cioè riuscivo, la bravura mia, di uno che sa molto, sa andare molto bene, dovrebbe far finta all'inizio di non sapere andare, di attacco i corazzieri, però c'è cioè, sì, molto generale che per fortuna non è riuscito a tagliare, almeno quella, e cioè, poi prendo coscienza e all'interno di un'intera sequenza imparo ad andare, questa no? È una metafora della vita che uno da bambino, ma la cosa è canto a squarciagola e lui mi ha invece sommerso, non so, si vede che apro la bocca, ma mi ha tolto il mio sonoro perché causa Steve della casa, che un giorno, mentre giravamo, durante una cosa strana, alla Venaria, eravamo alla Venaria a presentare la Venaria, c'era anche Fabrizio, non ti ricordi? Caleotto fu, no, Caleotto nel senso, no, e chi lo scrisse, e Steve ci disse davanti a, forse c'era anche voi, perché a Torino magari siete cosa c'è ho detto che c'era una canzone dei Giganti che era detto da una ragazza per due che si chiamava Presidente della Repubblica e faceva oggi io non sono nessuno domani sono Presidente della Repubblica perché c'era Papes che andava sul basso invece Franco Maria Papes era il leader Enrico Maria e quindi no, ci disse addirittura davanti a tutti voi vi siete ispirati a quella famosa canzone dei giganti, vero? Noi ci e però andavamo a vedere, esiste veramente questa canzone, il regista Riccardo Milani si entusiasmò, quindi in quella famosa sequenza di Roland Brand tolse il mio angolo, cioè io andavo cantando l'inno di Mameli. Era un momento anche un po' emozionante, se posso dire, mi ha tolto l'audio per mettere la creata di